Ogni veicolo fermo per anomalia o incidente può diventare un pericolo per se stessi e per gli altri, visto che a volte l'imprevisto non lascia il tempo di spostare l'auto parcheggiandola in un luogo idoneo. Per evitare possibili scontri o investimenti è necessario prestare attenzione ad alcune regole, semplici ma fondamentali. Ce ne parla Roberto Paoloni, titolare dell'omonima scuola di guida Fanese. L'errore più grande sarebbe lasciare il veicolo all'interno della carreggiata, quindi se fosse possibile rimuoverlo, spostarlo o arrivare nelle eventuali piazzole o corsie di emergenza, eccetera, quindi allontanarlo dal flusso della circolazione e non rimanere all'interno dell'abitacolo del veicolo, perché rimanere all'interno dell'abitacolo del veicolo si corre il pericolo che se da dietro sopraggiungono veicoli ad alta velocità e non riescono ad evitarci, poi le conseguenze sarebbero drammatiche. Il primo pensiero dunque deve essere quello di proteggere se stessi e le persone che viaggiano con noi, facendo uscire i passeggeri dalla parte esterna della carreggiata. Inoltre non bisogna avere paura di entrare in una proprietà privata confinante o scavalcare un guardrail. La sicurezza personale viene prima di tutto. Come seconda cosa poi è necessario occuparsi dei sistemi di segnalazione, non solo le luci di emergenza, ma qualsiasi iniziativa idonea a segnalare il pericolo ai conducenti che stanno arrivando. Scendere dal veicolo indossando il giubbotto di sicurezza in modo che siamo ben visibili da chi sopraggiunge di dietro, posizionare il triangolo mobile di pericolo a 50 metri dal veicolo in modo che sia visibile da 100 e lateralmente a un metro dal margine della carreggiata. Dove è consigliabile tenere il giubbotto? All'interno dell'abitacolo e non va tenuto nel bagagliaio, perché nell'eventualità che noi dovessimo usarlo per scendere saremmo senza. Il giubbotto retroriflettente è obbligatorio per il guidatore sia in caso di incidente sia di guasto meccanico fuori dai centri abitati e in condizioni di scarsa visibilità come in caso di neve, pioggia o nebbia. Visto il costo ridotto di questo dispositivo può essere una buona idea tenerne in auto un altro paio per eventuali familiari presenti. Per chi non lo indossa non solo scatta una multa da un minimo di 41 ad un massimo di 169 euro più la detrazione di 2 punti dalla patente, ma rischia la vita perché potrebbe venire investito dai veicoli in transito. Dopo aver seguito questi accorgimenti rimane un'altra cosa da fare: chiamare le autorità competenti che devono intervenire per proteggere il luogo e eventualmente anche manualmente, se non c'è troppo pericolo, segnalare la presenza dell'ingombro del veicolo all'interno della carreggiata. Il numero nazionale di emergenza della Polizia Stradale è il 113.